Questa è la storia di una ragazza che, poco più che ventenne, conosce la pole dance grazie ad un'amica. Ho scoperto questo sport stupendo, devi venire a provarlo. Iniziano le lezioni, la ragazza si appassiona, frequenta diverse scuole, corsi, workshop. No, ma questo è il mio sport, è ciò che voglio nella vita. Ma in cosa potrei perfezionarmi? Nella forza? Nelle combo? Sì, devo riuscire a migliorare le figure al palo. E allora si allena duramente per anni, diventa forte, apprende tutti i trick del mondo. È pronta. Sì, ma mi manca qualcosa. Vedi, vedi lei ad esempio. Lei è, non lo so, ha quella grazia, quei movimenti. Dovrei allenarmi sui movimenti delle braccia e delle gambe. Sì, piede, punta. Devo riuscire a migliorare le linee. E giù con corsi di danza, anni di floorwork, punte, stretching e tutto ciò che può permetterle di diventare più aggraziata. È perfetta. Forza, conosco tutti i trick, sono aggraziata, sono pronta. Sì, ma vedi lei? Ha quel qualcosa in più. Non capisco, sarà l'espressività, il suo modo di stare sul palco. Lei è presente, è bella da vedere. Dovrei fare un corso di teatro. Sì, impara a recitare. Mi aiuterà per la presenza sul palco, i tempi, gli spazi, le pause. Imparerò quando guardare il pubblico e quando non guardarlo. Ed eccola di nuovo a capofitto nel suo nuovo percorso. Corsi di teatro, studi di espressività, anni di recitazione ed anche un workshop di musica per capire i tempi, il beat, le pause. È fatta. Ora ho tutto, sono forte, conosco tutte le figure del mondo, sono aggraziata, sono espressiva, sono presente sul palco. Però non lo so, vedi lei? Vedi lei, ha qualcosa che, non lo so, io ho fatto tutto ciò che era necessario, ma com'è possibile che lei. E, rimboccando le coperte ai nipotini, concluse. Lei credeva in se stessa.